E benvenuti al webinar di Malta organizzato da Expira. Prego Marco. Buongiorno a tutti, sono Marco Paghera, il direttore generale di Spira e ho qui il piacere di condividere questa presentazione di questa splendida destinazione con Maya Francione, la Trade Marketing Coordinator dell'ente turismo di Malta, che qua vedete. Ciao. E il nostro obiettivo di questa oretta che passeremo assieme sarà attraverso il modo di lavorare, i sistemi di lavoro che ispira acqua nei vostri confronti a supporto delle vostre vendite, arrivare a focalizzarsi su una destinazione. Io definisco sempre la regione numero 22 d'Italia, nel senso che è talmente vicina e talmente bella come tutte le nostre regioni che è proprio dietro l'angolo e quindi sicuramente un'opportunità di business importante. E, come vedete, già per me già questa foto parla da sola da questo punto di vista. La presentazione si dividerà in due parti. Nella prima parte ci sarò io che vi darò un po' appunto quello che sono un po' le nozioni, chiamiamole più tecniche e pratiche, per poter attraverso Ispira arrivare su Malta e fare appunto quindi vivere e realizzare i sogni dei nostri clienti. Di arrivare su una destinazione, poter scegliere una destinazione come Malta. Quindi circa una mezz'oretta mi sentirete e poi passerò la parola a Maya che col suo furore energetico maltese, tipico maltese, ci porterà poi proprio nei meandri delle isole. Chiaramente, come ha già ricordato Maya, stiamo registrando questo webinar, quindi in qualsiasi momento sarà poi visibile attraverso i nostri canali social. Noi siamo presenti su Facebook, su YouTube, appunto dove anche i video sono ricondivisi, su LinkedIn e poi abbiamo il nostro blog che è Ispira.travel. Quindi attraverso questi canali potete anche ricevere sempre aggiornamenti, oltre che poi attraverso le nostre newsletter. Di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di quello che è Ispira. Ispira è un'azienda che si basa sulla la regola del 4C. Competenza, contenuti, competitività e customer care, che pensiamo siano il focus ancora di più, chiamiamola, dopo questo periodo di inattività, il focus sul quale dare il valore aggiunto a voi, che a vostra volta dovete pensare ai clienti, e coccolarli, farli sognare, ritornare a avere la voglia di partire assolutamente in sicurezza. E mettendosi nelle mani di professionisti. Tra parentesi, il 1º luglio non è stato scelto a casa come data per questo webinar, perché oggi è il primo giorno di Green Pass, quindi io lo considero una data storica, visto il nostro ultimo anno e mezzo. E quindi, essendo io un ottimista, essendo noi come azienda un'azienda ottimista, oggi sicuramente era il giorno giusto per cominciare anche a parlare di qualcosa che fosse al di là delle nostre regioni nazionali. Quando parlo di competenza vuol dire appunto questo costante starvi a fianco dal pre al post vendita. È qualcosa che ancora di più abbiamo portato a svilupparsi in questo anno e mezzo, partendo da tutte le difficoltà della prima fase quando dovevamo riproteggere i clienti, fino ad arrivare a oggi con la ripartenza. Possibili destinazioni da vendere, informazioni, come gestirle, tutto ciò che noi diciamo sempre che vogliamo essere il vostro back office, dare a voi tutto il tempo per poter concentrarvi sul cliente, noi invece concentrarci su tutto quello che di tecnico serve perché voi possiate far sentire bene il vostro cliente. Chiaramente quando parliamo di competenze, perché comunque stiamo parlando di un'azienda al suo interno professionisti da oltre 20 anni in questo settore e che quindi sia nella destinazione, sia nelle necessità, nelle problematiche di una vendita, sia in quello che è nella gestione di tecnologia, hanno un'esperienza comprovata di cui siamo orgogliosi e che quindi vogliamo mettere nelle vostre mani. Ricordo che anche i miei soci, Guy Luongo, Mimmo Crinò, che sono dei
delle persone storiche di questo mercato, di sicuro affidamento, e che sono quindi una garanzia in più, un valore aggiunto che dovete sfruttare, dovete ancora di più forse in questa fase. Noi siamo ancora più convinti che il nostro modello, che quindi non è solo un prezzo e via, ma un modello che appunto vi supporta a 360 gradi anche attraverso la nostra esperienza, vi permetta di fare quello per cui siamo nati, no? La voglia di far sognare i nostri clienti, farli viaggiare. Abbiamo due uffici operativi, uno a Roma Messina, proprio per dare il massimo supporto. Tra parentesi, abbiamo anche migliorato di molto tutta la tecnologia telefonica, che vi permetta di perdere il meno tempo possibile nel comunicare con noi e di essere sempre a vostra disposizione. Contenuti, quindi la seconda C, perché chiaramente vi dobbiamo dare tutto quello che serve per poter soddisfare le esigenze del vostro cliente. Quindi da quei servizi che già erano a disposizione nel nostro portale, quindi dagli hotel ai pacchetti dinamici, ai transfer, alle escursioni, ai tour e mini tour che stiamo ripopolando. Tra parentesi, ora trovate tutta una serie di tour sull'Italia, che è chiaramente una destinazione che quest'anno andrà per la maggiore. Più stiamo cominciando finalmente a poter caricare e mettervi a disposizione tour sull'Europa, e questo è importante. Tutto quello che è prodotti assicurativi, chiaramente aggiornati con tutto quello che sono le necessità col Covid. In più lanceremo il noleggio auto e Trenitalia. Tutto questo porta a più di 500.000 hotel a disposizione nel sistema, chiaramente con tutti quelli che sono necessari per poter vendere la destinazione di Malta. Lo stesso vuole, dicasi, per l'escursione, per i transfer, di cui parliamo di oltre 144 paesi presenti, oltre 1.070 destinazioni. A livello di volato, oltre che tutto quello che è il prodotto IATA, anche quelle che sono le low cost. Quando parliamo di contenuti, quindi non è solo contenuto nel mero servizio turistico, ma anche nel modo di poter gestire e cercare questi contenuti. Quindi a livello tecnologico c'è la possibilità quindi di fare un confronto dinamico, quindi di poter mettere insieme e far vedere al nostro cliente anche due fino a quattro opzioni di alberghi, proprio per poter far vedere sia a livello di tecnica, di scheda tecnica, che di prezzi, che di location, la differenza tra vari clienti. Il parallel search, che è la possibilità quindi di avere di ottimizzazione dei tempi di attesa, cioè nelle varie destinazioni prima si caricano degli hotel che noi consideriamo i top, i più importanti, e nel mentre si va popolando il sistema con altre soluzioni. Questo per darvi sempre la possibilità di far visualizzare e di lavorare su degli alberghi senza rimanere in attesa. Filtri di vari tipi, dalla tipologia di contratto a quelli di mappa, alle categorie o ai servizi, quindi una serie di filtri che permettono di andare sempre più nello specifico. E appunto quello che stavo dicendo prima, quindi anche di tariffe e di cancellation policy. Qui, andando poi nello specifico, per esempio appunto vedete che se carichiamo e cerchiamo la destinazione di Malta, nel mentre che il sistema si va popolando, vediamo i 10 top hotel che già ci permettono di avere una prima visualizzazione di soluzioni di vendita. Chiaramente nel momento in cui poi andiamo a selezionare una serie di strutture che ci potrebbero interessare, li possiamo andare a mettere in confronto, e qui appunto si vedono tre alberghi di Malta: il St. George, l'Intercontinental, l'Hotel 115, che sono tra i più importanti, quindi vedere che hanno costi diversi, servizi diversi, quindi poter giustificare una preventivazione in modo veloce e accurata. Il filtro per mappa, quindi la possibilità di andare direttamente in mappa e andare in visualizzazione delle strutture, in che location sono, e poter passare col mouse sopra e avere le informazioni riepilogative, nome dell'hotel, prezzi a partire da, quindi già avere un'indicazione anche rispetto alla location di chi è presente e a che prezzi. Filtri di tariffe di cancellation policy, proprio perché, come vedete,
in basso a sinistra la possibilità di vedere tutte le tariffe o escludere le non rimborsabili o visualizzarle e poi andare sulle singole tipologie di camere e poter vedere e se cancello avere un immediato riscontro di ciò che è rimborsabile, in che termini e quindi poter fare la preventivazione con tutte le informazioni. Chiaramente tutto questo poi si traduce anche nella possibilità per chi vuole dare a noi la gestione anche di tutto quello che è anche la responsabilità, la possibilità di fare dei pacchetti volo più hotel, quindi andare in selezione di che tipologia, volo più hotel più transfer, più escursioni e andare per esempio noi qui abbiamo messo un Roma Malta, quindi andare poi in visualizzazione di quello che è il possibili pacchetti. Chiaramente il classico pacchetto dinamico dove si possono poi cambiare le soluzioni di hotel e di volo in base alle esigenze e personalizzare. In parallelo abbiamo anche il carrello dinamico, che quindi la possibilità, selezionato un hotel, di andare a inserire anche un altro servizio. In questo caso abbiamo preso un pacchetto volo più hotel e andiamo ad aggiungere un'escursione. Quindi quello che vi ricordo è che nel momento in cui andiamo a mettere nel carrello dinamico non sono delle vendite già concluse, ma sono dei servizi che state bloccando, quindi niente opzioni finché non fate il prenota. Quindi dipende che cosa state facendo, che tipo di vendita state facendo, se conviene confermare già non solo albergo e poi inserire un secondo servizio, o se invece è necessario, perché avete bisogno di fare una preventivazione completa, andare a inserire tutti i servizi necessari. Quindi ecco che al pacchetto volo più hotel, per esempio in questo caso, andiamo ad aggiungere un bel transfer per l'albergo che ci eravamo scelti a Malta. Prezzi chiaramente molto, molto, molto concorrenziali, in questo caso parliamo di un servizio di shuttle. Stesso discorso vale per il volato, come vi ho detto, sono inserite sia le compagnie IATA che quelle low cost e abbiamo una maschera di visualizzazione classica da motore di ricerca, chiamiamolo tipo eDreams o eccetera eccetera, dove vedete tutto quello che è Skyscanner, dove vedete tutte le varie riepiloghe delle tariffe senza scalo, con uno scalo e tutte le varie tipologie di tariffe, poi se hanno per esempio il bagaglio, non sono col bagaglio, e poter aggiungere anche poi in un secondo momento servizi ulteriori. Una cosa importante, vi ricordo che noi abbiamo un reparto gruppi che risponde alla mail gruppi@respira.it, che possono lavorare e supportarvi per quanto riguarda sia il gruppi business che leisure, tra parentesi con blocco spazio volo, perché sono colleghi che ho da oltre 20 anni, fanno questo di mestiere, quindi hanno un rapporto con le compagnie aeree, compreso quindi Air Malta, che permette di lavorare nel blocco spazi, tenere quelle opzioni per qualche giorno in più per poter concludere oggi per esempio piccoli gruppetti che stiamo vedendo che si stanno generando richieste, ed ecco che noi abbiamo a disposizione un team che è sicuramente affidabile e di grandi professionisti. Vi ricordo anche qua il numero di telefono, tra parentesi tutta la presentazione poi la condivideremo con voi, quindi anche tutte queste informazioni le riceverete via mail, e l'emergency number, perché chiaramente per quanto riguarda i gruppi abbiamo un numero dedicato solo e soltanto a queste necessità. Vi ricordo che oltre 4.000 passeggeri, oltre 130 gruppi si sono affidati a noi, chiamiamolo prima della pandemia, quindi in un anno, quindi parliamo di numeri importanti, e quindi vi assicuro che potete mettere nelle nostre mani le vostre richieste e trovare soddisfazione, sia dal punto di vista prezzi, ma ripeto, anche e soprattutto da un punto di vista di servizi e di supporto. Poi andiamo alla competitività, perché chiaramente tutto deve essere portare anche a dei prezzi e a una competitività che vi permetta di fare business. Quindi la cosa più importante è, anche in questo caso, non è poi solo il vendere, ma anche essere supportati o far diventare un fatto positivo un momento di difficoltà del cliente. Può essere anche solo un check-in ritardato per qualche disguido in albergo, ecco che una risposta immediata, un contatto immediato permette al cliente di arrivare ad avere un feeling
ancora più positivo poi nel viaggio e nel proseguo del viaggio. Tra parentesi, per quanto riguarda i gruppi, vi ricordo che noi lavoriamo per darvi risposte 24-48 ore, perché sappiamo che il tempo è importante. Oltre 2.500 agenzie stanno lavorando con noi, quindi aspettiamo che anche voi possiate unirvi in tutto questo e perché no, cominciando da Malta. Per quanto riguarda il volato, quindi come vi ho detto, noi siamo prefer partner di Travelport, quindi trovate sia tariffe pubbliche che negoziate, quindi quando parliamo di competitività, zero costi di emissione per le compagnie IATA, per le low cost c'è una fee per persona per la gestione della pratica, possibilità di remunerazione legata alla produttività, quindi fare dei contratti specifici. E poi arriviamo a quello che poi è comunque un filo conduttore di tutta la mia presentazione, che è il customer care. Noi siamo veramente molto molto focalizzati, ancora oggi di più vogliamo essere supportarvi e quindi sentirvi supportati sia dalla tecnologia ma soprattutto da dei professionisti che dal primo momento, quindi dal pre-vendita al post-vendita, vi stanno al vostro fianco. Per chi poi fa business travel, vogliamo ricordare una serie di servizi ad hoc che sono implementati nella nostra azienda, che sono una conferma immediata sotto data. Sappiamo che avete una necessità di confermare oggi per oggi delle pratiche e dei servizi, un doppio check-in, doppio check al giorno del check-in, per darvi tutte le informazioni necessarie affinché il cliente che ha prenotato 2 ore prima possa entrare in albergo senza rischi di nessun tipo di disguido, o perché non ha il tempo poi di rimanere in hotel ad aspettare che si dispieghino le pratiche, ed ecco che diventa fondamentale permettere tutto ciò, e soprattutto assistenza anche per tutti quelli che sono i pagamenti extra. Cosa importante, e sono anche poi presenti qui nel webinar, sul territorio, quindi non solo vi seguiamo in modo spasmodico da un punto di vista di supporto operativo, ma anche dal punto di vista commerciale, con i nostri commerciali sul territorio. Eccole qua tutte le loro belle faccette sorridenti, non vedo l'ora di rivedervi dal vivo, ma sicuramente possono già essere contattati in remoto, telefonicamente, via mail, e poi organizzarsi, perché no, per vedersi finalmente dal vivo e analizzare quelli che possono essere gli sviluppi del business. Il nostro servizio di assistenza è H24, 7 giorni su 7, come ho detto, sul volato, sugli hotel, sui servizi, sui gruppi, chiamando lo stesso numero di telefono che utilizzate durante il giorno, quindi da questo punto di vista non cambia niente, quindi per voi, ma automaticamente il centralino durante le ore di fine turno. Noi siamo partiti dalle 9 alle 19, dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 13 il sabato. Fine turno si attiva direttamente il servizio assistenza, diviso per quanto riguarda i servizi a terra e il volato proprio su professionisti diversi, perché sono servizi diversi. In fondo alla mia presentazione, che fa da ponte alla seconda parte della giornata, vi ricordo che la partecipazione a questo webinar vi fa partire e vi mette in pista per quello che è un concorso a premio per l'agenzia più performante, l'agenzia che farà il maggior numero di prenotazioni entro il 31 luglio per soggiorni a Malta dal 1 al 31 ottobre, perché è giusto ricordare, e ancora di più in un'estate come questa, che a Malta l'estate dura più a lungo, perché a ottobre, come anche tante nostre destinazioni italiane, assolutamente si può godere della destinazione, e quindi ecco che vogliamo con questo concorso mettervi, farvi focalizzare su delle soluzioni di vendita che possono essere molto interessanti, e quindi chi venderà più soggiorni tra l'1 e il 31 ottobre gli verranno regalate 2 notti in un 5 stelle da utilizzare ad ottobre, perché poi è giusto che proviate anche voi con mano che effettivamente la stagione dura più a lungo. Con quanto detto, io vi saluto per il momento, vi ringrazio per la pazienza e do la parola a Maya,
che adesso ci farà sognare proprio, ci farà direttamente buttare i vestiti, stracciare i vestiti e partire Esatto, questa esperienza. veramente un tuffo virtuale in queste splendide terre rappresentate da Malta Gozzo e Comino. Allora, sì, Marco, se interrompi la condivisione, ho usato quella della mia presentazione, intanto vi ringrazio, sono sicura che molti di voi, insomma, conoscete già la destinazione Malta. Vai pure. Spero, tramite, insomma, la mia presentazione di darvi una percezione diversa, più approfondita, è bene, insomma, proprio in questo momento storico conoscere Malta, perché effettivamente è, non c'è niente da dire, è la destinazione dell'estate 2021, proprio per la facilità con cui appunto si può accedere alla destinazione Malta. Vi ricordo appunto che dal 1° luglio, ovvero da oggi, con il Green Pass è possibile entrare a Malta, non sono richieste, diciamo, altre documentazioni, se non, in mancanza del Green Pass, il tampone molecolare effettuato nell'arco delle 72 ore. È importante che questo tampone sia in inglese e ci sia riportata la data. Per il rientro, ovviamente, in caso di tampone, appunto di Green Pass, vale sempre per il rientro, oppure il tampone rapido per rientrare in Italia. Quindi, come vedete, le modalità di accesso sono veramente snelle, veramente facili. Quindi, Malta è una destinazione sicuramente vendibile in maniera molto facile per un last minute, ma anche per soggiorni di settembre-ottobre, appunto, come diceva Marco, a Malta l'estate dura più a lungo, quindi il clima è veramente piacevole, gradevole e soprattutto si possono fare anche soggiorni balneari uniti anche a una visita culturale. Sicuramente questo mite clima tutto l'anno consente ovviamente poi di andare a vivere a pieno a 360 gradi questa destinazione, andando a praticare una serie di attività all'aria aperta che andremo a vedere insieme. Però facciamo appunto questo volo virtuale verso Malta con questa bellissima immagine presa dall'Oblò, per appunto vedere dall'alto questo arcipelago. Si trova appunto al sud della Sicilia, collegato da ben 20 aeroporti italiani, quindi è veramente estremamente facile raggiungere Malta in meno di 2 ore. L'aeroporto si trova nell'isola principale, che è l'isola di Malta. Abbiamo anche Gozo e Comino, che sono le isole più piccole. Gozo, l'isola sorella, la si raggiunge con un traghetto che parte ogni 20 minuti, sul quale si può imbarcare l'auto e parte appunto dal nord di Malta, ma dal 1° giugno sono attivi anche 2 metodi alternativi per raggiungere Gozo, ovvero partendo da Valletta. Ci sono appunto 2 compagnie navali, la Gozo Ferry e la Virtu Ferris, che appunto collegano direttamente Valletta a Gozo. Quindi può essere ideale magari per chi fa un soggiorno, magari un Valletta City Break, o per chi magari decide di fare direttamente un soggiorno a Gozo e quindi non passare da Malta e quindi magari direttamente arrivare a Valletta e poi recarsi a Gozo. Comino invece è famosissima per la Blue Lagoon, si raggiunge con una barca veloce in soli 10 minuti, sempre dal nord di Malta. Quindi Malta è sicuramente pronta a accogliere i vostri clienti. Vi ricordo che siamo stati i primi in Europa a raggiungere l'immunità di gregge, quindi una campagna vaccinale che è veramente andata a gonfie vele, quindi siamo veramente pronti ad accogliere i vostri clienti, ovviamente con le dovute precauzioni che vi ho detto, che consentono sicuramente sia ai locali sia ai turisti di poi vivere comunque il loro soggiorno a Malta in totale serenità. E quindi andiamo a vedere tutte quelle attività che si possono vivere a Malta grazie alla possibilità appunto di avere un clima mite tutto l'anno. Tra l'altro attività che sono perfettamente in linea poi con quelli che sono i trend del momento, quindi parliamo di queste camminate all'aria aperta, proprio in paesaggi incontaminati, in questi spazi dove finalmente il vostro cliente potrà stare all'aria aperta e sentirsi finalmente libero. Infatti la nostra campagna attuale è Feel Free Again. Quindi sicuramente questa natura incredibile di Malta e questo aspetto magari non ancora considerato spesso dal punto di vista turistico, in realtà è un aspetto fenomenale di Malta, ovvero la possibilità di unire il trekking alla cultura. Perché effettivamente la cosa incredibile di Malta e Gozo e Comino è che passeggiando magari tra queste scogliere, queste verdi vallate, ci si imbatte in elementi di rilievo archeologico, in città storiche. Quindi è un'esperienza veramente a tutto tondo. Ecco, questo è un itinerario, per esempio, spiegato
splendido che parte dalla costa nord-ovest di Malta, dove si trovano le spiagge più belle di sabbia. Passiamo lungo le scogliere di Dingli, qui in genere si fa un'attività in segue divertentissima, e poi, sempre camminando, ci si imbatte nei templi di Hajarim e Mnaidra, che sono le strutture autoportanti più antiche del mondo. Quindi, come vedete, è un'esperienza archeologica fatta nell'ambito di una giornata all'insegna della natura. E poi ancora magari si può fare una gita a Blu Grotto e quindi magari poi andare in un'azienda vitivinicola ad assaggiare il buon vino locale abbinato a dei prodotti appunto tipicamente mediterranei. La stessa Comino è un'isola in realtà famosa per questa splendida Blue Lagoon che vediamo raffigurata in questa foto. In realtà è un'isola anche da vivere tutto l'anno, perché effettivamente qui si possono fare splendide camminate, splendide escursioni di una giornata, e in una giornata appunto si fa il periplo dell'isola. Ovviamente è innegabile il fatto che qui si possa fare uno splendido snorkeling. E poi abbiamo Gozo. Gozo è un'isola totalmente diversa da Malta. A Malta abbiamo la fusione tra il passato dei templi megalitici, dei cavalieri di Malta, e il moderno, quindi abbiamo la capitale della movida, St. Julian's, abbiamo i negozi, i centri residenziali. Invece a Gozo tutto sembra essersi fermato un tempo in cui si viveva di pastorizia e agricoltura, quindi i ritmi sono veramente lenti. Noi la chiamiamo per questo l'isola del benessere e del relax, perché proprio passeggiando tra queste vallate di Gozo si può veramente staccare la spina. Ecco, questa è una splendida grotta, Mishta Cave, dalla quale si può ammirare una splendida vista sulla spiaggia bandiera blu Ramla Bay, una spiaggia splendida, rossa, attrezzata e ideale anche per famiglie con bambini. E anche qui abbiamo templi megalitici, paesaggi incredibili da vedere. Queste sono le saline di epoca romana, un paesaggio veramente lunare. E per poi andare nel nord, dove abbiamo appunto archi naturali, delle scogliere, entrare nell'entroterra dove ci si imbatte in cappelle, in chiese. Quindi, come vedete, qui c'è proprio natura e autenticità. Qui siamo invece sempre nel nord di Malta, nell'Ilanzi, dove appunto c'è Dueira e dove si trovava appunto la compianta Zoo Window, che purtroppo è crollata. In realtà è ancora una meta appunto di richiamo turistico, perché qui c'è una roccia, un'altura all'interno del quale c'è una fessura, e con la barchetta si passa all'interno di questa fessura per poi arrivare nel mare aperto. Quindi un'esperienza veramente molto particolare. Ovviamente il clima mite tutto l'anno consente di praticare tantissime attività sportive all'aria aperta: mountain bike, splendido soprattutto nel nord di Malta e a Gozo, il diving, re degli sport. Parliamo di una delle mete predilette dai divers, perché appunto non solo stiamo parlando di acque cristalline, ma soprattutto di splendidi relitti sommersi risalenti non solo alla Seconda Guerra Mondiale, ma anche all'epoca fenicia. Quindi stiamo parlando anche di archeologia subacquea, e quindi assolutamente anche da questo punto di vista sicuramente il diving rappresenta il re. E poi ancora abbiamo l'apnea, la pesca subacquea, il sailing, questo è sicuramente un altro re dei trend del momento. Quindi è importante sapere appunto che una volta che il vostro cliente si trova a Malta potrà decidere di fare magari delle gite in giornata affittando una barca a vela con uno skipper a bordo, che porterà poi i vostri clienti a scoprire anche un altro volto di Malta, magari vedere dalla costa le insenature più belle e magari potersi fermare sicuramente in posti meno affollati, come per esempio la Crystal Lagoon, che è questa che vediamo, che si trova a Comino e che è sicuramente più isolata rispetto alla Blue Lagoon. E poi, come vi dicevo, è innegabile non parlare delle città storiche di Malta e di Gozo, che hanno una particolarità, ovvero il fatto che sono dei veri e propri musei a cielo aperto. Quindi il vostro cliente non necessariamente dovrà entrare all'interno dei musei, quindi di luoghi chiusi, per poter respirare la storia. Basterà semplicemente camminare tra le vie, per esempio, della cittadella, che è questa che vediamo, la roccaforte di Gozo, e poi Valletta, la capitale di Malta. Malta, una città splendida, una città che porta il fiore all'occhiello, diciamo, sicuramente
dell'isola di Malta, perché rappresenta tra l'altro la grandissima trasformazione in positivo che ha subito l'intero arcipelago, che comunque ha avuto un obiettivo nel corso di questi anni: perfezionare anche i servizi offerti anche a livello turistico. E devo dire la verità che la riqualificazione anche urbanistica che ha avuto Valletta rispecchia appunto questo miglioria generale che ha coinvolto l'arcipelago di Malta. Quindi stiamo parlando appunto di quartieri che sono stati rivalutati, che adesso sono veramente splendidi, di una città che prima chiudeva i battenti alle 7 di sera, invece adesso la sera è veramente splendida da vivere. Quindi è una città che tra l'altro ha visto sorgere boutique hotel, quindi appunto queste palazzine d'epoca che sono state rivisitate all'insegna del lusso e del design. Quindi è assolutamente una città da vivere e soprattutto una città da tenere in considerazione anche per un long weekend. Quindi il vostro cliente la potrà considerare come una capitale europea da visitare e dove soggiornare. E quindi facciamo questa camminata virtuale a Valletta, partendo dalla Fontana del Tritone e entrando lungo il corso principale, dove ci imbatteremo nelle opere di Renzo Piano. Sulla destra e sulla sinistra vedremo queste viuzze che sono costellate da questi coloratissimi balconi maltesi, per poi fermarci ovviamente alla Concattedrale di San Giovanni, dove è custodita la tela più importante, la più grande del Caravaggio, ovvero la Decollazione di San Giovanni Battista. Un altro must è assolutamente uno stop agli Upper Baracca Gardens. Questi sono i giardini pubblici di Valletta. Qui alle 12 alle 16 c'è lo Sparo del Cannone, un'esperienza veramente molto particolare. Tra l'altro, il parco offre una splendida vista sul Porto Grande e sulle tre città. Vi do una piccola chicca: sulla destra consigliate al vostro cliente di prendere l'ascensore, di scendere al molo e imbarcarsi su una tipica gondola maltese per poi essere traghettati attraverso il Porto Grande verso le tre città e in particolare verso Birgu Barra Vittoriosa. E come vi dicevo, Valletta by night veramente splendida. Immaginate che ci sono ristoranti stellati, musica jazz che viene suonata dal vivo, ci si siede sugli scalini mentre si beve un cocktail, è veramente incredibile. Tra l'altro, anche un ideale punto di partenza per poi andare a esplorare anche le altre città. Ovviamente non possiamo non nominare Medina, l'antica capitale medievale, la città del silenzio, splendida anche by night. Marsa Schlock, il villaggio dei pescatori che si trova nel sud di Marsa. Appunto, in genere ci si va la domenica quando c'è il mercato del pesce e poi ci si ferma per un pranzo tipo di pesce, appunto con vista barchette tipiche. E poi abbiamo appunto Gozo con la sua cittadella. E un altro argomento che non possiamo non trattare, visto appunto i trend del momento, è sicuramente il discorso del wellness, quindi il well-being. I clienti avranno bisogno appunto anche di fare un retreat mentale, psicofisico, e sicuramente l'arcipelago di Malta, in particolare l'isola di Gozo, ben si prestano a questo tipo di attività. Quindi vi faccio vedere una carrellata di esperienze a contatto con la natura, a contatto con le città, a contatto con l'acqua. Quindi abbiamo addirittura lo yoga che si pratica sul SUP o sulla barca a vela. E poi ancora abbiamo invece, per chi ama farsi coccolare, sicuramente l'ampissima offerta delle spa, offerta degli hotel 5 stelle. E quindi sicuramente non rimarrà insoddisfatto sia a Malta che a Gozo. Importante anche nominare i corsi di inglese. Sì, sappiamo tutti che Malta è una meta prediletta per i corsi di inglese dei più giovani, però è importante anche sapere che i corsi di inglese sono anche in particolare per gli adulti e i professionisti che decidono di andare a Malta per perfezionare il proprio business English, con magari corsi ad hoc o corsi per piccoli gruppi. E è importante anche sapere che ci sono anche corsi ideali per famiglie con bambini, quindi magari i genitori fanno il corso professionale e i più piccoli vengono esibite un corso ad hoc per la loro età. E per quanto riguarda le esperienze legate al cibo, ovviamente Malta soddisferà ogni esigenza del palato, dal più magari rustico al più raffinato, partendo appunto da un'esperienza in un'azienda agricola. Ecco, queste sono io che con Riccardo assisto alla produzione del formaggio di capra, e poi sono andata presso Palazzo Parigi, dove ho vissuto l'esperienza dell'English Afternoon Tea, perché appunto è un'altra eredità della cultura britannica,
oltre alla lingua inglese, degustazione del vino, pesca, esperienza di pesca appunto in partenza dal villaggio di pescatori e poi un'esperienza veramente incredibile, ovvero la degustazione storica presso il Museo Marittimo. Quindi immaginate appunto il vostro cliente che da Valletta ha preso l'ascensore, si è imbarcato sulla gondola, è arrivato alle tre città, va a visitare il Museo Marittimo, dove viene raccontata tutta la storia incredibile mercantile di Malta, che nel cuore del Mediterraneo ha visto veramente un crocevia di popoli, di culture, di spezie, di sapori, e quindi ci si siede a tavola per assaggiare dei piatti storici che sono stati recuperati dai veri e propri archeologi del gusto nelle lettere dei viaggiatori, negli archivi, nelle lettere delle navi mercantili, e quindi hanno proprio estrapolato delle ricette che ripropongono a tavola. Tra l'altro un'esperienza vendibile da due pax fino a 140. Ristoranti stellati, abbiamo parlato, anche questo diciamo sicuramente certifica il fatto che dal punto di vista gastronomico Malta sicuramente si è classificata su un livello molto alto. E poi infine arriviamo all'argomento del momento, il mare. Malta sicuramente rappresenta la scelta giusta che è in grado di soddisfare comunque le esigenze di molti. Quindi sfatiamo il mito che a Malta non ci sono le spiagge di sabbia, ci sono, non sono grandissime, non sono tantissime, ma ci sono. Sono attrezzate, alcune anche per persone con disabilità, alcune sono magari più indicate per i bambini, altre magari sono di rocce, quindi più per avventurosi, dove si possono fare appunto tuffi indimenticabili. Alcune spiagge magari sono ideali per chi magari vuole rimanere fino al tramonto e quindi magari rilassarsi fino all'ora più bella. Quindi come vedete Malta offre sicuramente un'ampia scelta tra spiagge in sabbia, di roccia, anche i vari colori della sabbia, quindi effettivamente ce n'è per tutti i gusti. Per quanto riguarda le strutture ricettive, è bene sottolineare anche il fatto che anche da questo punto di vista Malta ha voluto perfezionare la propria offerta, un perfezionamento che ha coinvolto tutti i livelli, tutte le stelle, perseguendo un unico obiettivo, ovvero quello della qualità. E poi in alcuni casi ovviamente si è puntata anche al lusso, perché Malta comunque negli ultimi anni ha avuto anche l'obiettivo di appunto puntare al segmento del business, del pleasure, del luxury. E bisogna dire che però la cosa unica di Malta è che sicuramente è adattabile a qualsiasi tipo di budget. E ovviamente oltre al nascere di nuovi hotel e ristrutturazioni di vecchi hotel, abbiamo avuto anche il sorgere, come vi ho detto, di boutique hotel nel cuore di Valletta, alcune hanno addirittura una spa. E poi ci sono ovviamente le proposte di gozzo che sono immerse nella natura, come per esempio le farmhouse, ideali per piccoli gruppi, famiglie con bambini, immaginate che hanno tutta una piscina, hanno l'area barbecue, quindi sono veramente una proposta incredibile. Siamo in chiusura, vi ricordo il portale di formazione per gli agenti di viaggio, Destinazione Malta Academy, qui troverete veramente tutto quello che c'è da sapere su Malta, ci sono dei videocorsi, in 30 minuti diventerete Malta Specialist guardando dei simpatici video, attraverso le videopillole riuscirete ad avere dei spunti molto immediati perché durano 2 minuti su quelli che sono i nuovi trend, e poi potrete scaricare anche brochure, itinerari, ma la cosa appunto che vi invito poi a notare è che abbiamo una serie di appuntamenti che sono iniziati da gennaio, dove andiamo a raccontare specifiche tematiche, dove andiamo a incontrare proprio degli esperti da Malta, dell'arcipelago maltese. Quindi sono appuntamenti che, come vi dicevo, sono partiti da gennaio, troverete le registrazioni dei vecchi, ma vi invito a registrarvi a quelli in corso. Nel prossimo parleremo soprattutto di come proporre il divertimento a Malta per la generazione Z, visto il momento storico, e quindi proposte alternative per i vostri clienti. Quindi vi ringrazio, spero ecco di avervi dato una visione più ampia e più completa della destinazione Malta, che vi aiuterà anche nelle vendite. Grazie mille!